Bene, buonasera, grazie Eloisa. Credo che la nostra epoca inviti a creare una cooperazione tra il rigore della scienza storica e l'arte della comunicazione e del racconto. Una sorta di nuova alleanza che mi sembra auspicabile per molti motivi, il primo dei quali lo identificherei proprio nell'avvenire delle nostre scuole e dell'università stessa. Cioè un motivo che ha a che fare con la trasmissione della conoscenza storica e in uno sforzo comune per contrastare la scomparsa del sentimento della storia, in cui mi sembra che gli studenti rischino altrimenti di sprofondare. Dunque l'impegno dovrebbe essere, diciamo, concretamente rivolto a trovare una forma narrativa, scritta o multimediale che sia, non importa, che sia al contempo rigorosa e avvincente. Ho potuto seguire recentemente una tesi di laurea magistrale molto interessante, l'ho seguita come correlatore, di uno studente che avevo avuto nel mio corso di didattica della storia, qui in dipartimento, Carlo Arrighi, che poi brillantemente, appena laureato, ha vinto anche un dottorato di ricerca, una borsa di dottorato all'Università Ca' Foscari di Venezia, proprio con un progetto di ricerca sui temi della public history e della comunicazione storica. Badate bene, Arrighi è un medievista, quindi si è formato come medievista e nel suo progetto di prima di tesi di laurea e poi nello sviluppo di tesi di dottorato riflette su una periodizzazione di importanza fondamentale, quella della tarda antichità, e su come comunicare al pubblico odierno la valenza dell'importanza di questa periodizzazione e di tutta la riflessione che l'ha accompagnata nella storia della storiografia. Impresa improba sembra, ma Arrighi su questo ha progettato una mostra multimediale. E da una parte l'ottimo risultato della tesi di laurea e dall'altra la vittoria immediata di una borsa di dottorato, a mio parere, possono indicare che questa è una strada percorribile. Tra l'altro trovate, come dire, in estrema sintesi il progetto di Arrighi proprio nell'ultimo aggiornamento di Clionet nella rubrica Mondi digitali. Ecco, insomma, gli elementi essenziali della trasmissione culturale della conoscenza storica sono naturalmente le periodizzazioni, le visioni d'insieme, ma dobbiamo tenerci dentro le idee, le passioni, le biografie e i luoghi. Quando insieme agli amici dell'associazione, seguendo quella che era davvero un'intuizione che pareva anche poco fondata, abbiamo pensato di creare questa rivista, nel pensare al titolo, per un senso del tempo e dei luoghi, ero tornato a una pagina del filosofo francese Paul Ricoeur, una pagina che, guarda caso, è ripresa anche oggi in un bel articolo sul Corriere della Sera da Antonio Scurati, uno scrittore che recentemente ha pubblicato un libro su Mussolini che è stato violentemente stroncato da Galli della Loggia, ma che Scurati, secondo me, difende, diciamo, gagliardamente oggi sul Corriere della Sera. E Paul Ricoeur, come sicuramente alcuni di voi sanno, affermava che lo scorrere del tempo diventa tempo umano solo quando entra in un racconto e questo racconto raggiunge il suo pieno significato solo quando diviene a sua volta parte del nostro sforzo di vivere il quotidiano, di vivere il nostro tempo.
Ecco, sta qui, ecco, il senso di quel sottotitolo Clionet per un senso del tempo e dei luoghi. Cerchiamo di riflettere con impegno anche su percorsi di didattica della storia, questo inevitabilmente. E in particolare il corso di didattica della storia che tengo, diciamo, grazie all'autorizzazione che mi ha dato il direttore del Dipartimento all'Università di Urbino, mantengo questo incarico all'Università di Urbino a fianco del lavoro principale qui a Bologna, mi è molto utile da un punto di vista professionale. Vi racconto questi aspetti che possono avere un senso all'interno di questa discussione, perché è un corso di didattica della storia inserito all'interno di un corso di laurea in scienze della formazione primaria. Quindi ho di fronte a me dei futuri maestri elementari, se non di scuola materna. Ragazzi e ragazze soprattutto che sono al quarto anno di questa laurea che è abilitante e che quindi a distanza di uno o due anni sono praticamente sicuri di lavorare, perché c'è richiesta di questa figura professionale, e quindi sono studenti estremamente motivati a imparare perché vedono un obiettivo concreto davanti a loro. E nello stesso tempo apprezzano soprattutto l'approccio pratico operativo, perché devono essere pronti presto a entrare in aula e a cavarsela. Ecco allora che questa sfida, io che ero piuttosto abituato invece a un approccio, diciamo, di storia della storiografia, di storia degli intellettuali, eccetera, mi sono dovuto misurare anche con una sfida per me nuova, quello invece dell'approccio pratico-operativo. E devo dire che per me è stato profondamente arricchente, ed è per questo che ho voluto chiedere l'autorizzazione, almeno per quest'anno, per proseguire questo corso a Urbino. E allora nei laboratori di storia che affrontiamo con gli studenti a Urbino, partiamo spesso, nell'immaginare questi percorsi didattici, dalle tracce lasciate dal divenire storico, ad esempio in ambiente urbano, ad esempio le tracce architettoniche. E in questo senso l'educazione al patrimonio, appunto, che fa parte del titolo dell'incontro di questo pomeriggio, appare come un approdo necessario, per la didattica della storia, intendendo precisamente i beni culturali, come ben ha scritto in maniera estremamente chiara Rolando Dondarini in un intervento proprio su Clionet, intendendo i beni culturali come eredità del passato che si manifesta nel presente. Questo ci consente anche di riflettere sulla stratificazione storica di un quartiere, di un paese, di una città. Sappiamo bene come sia importante per bambini o adolescenti partire da, come dire, emergenze concrete che hanno davanti agli occhi, da elementi concreti che hanno davanti agli occhi quotidianamente. E questo ci consente anche di lavorare a un obiettivo molto ambizioso. E qui prendo spunto da uno dei bellissimi post che Roberto Balzani pubblica di tanto in tanto su Facebook. Mi sembra che il contesto permetta di citare anche questo tipo di fonte, perché ci permette di lavorare alla creazione di una responsabilità transgenerazionale, no? Questo è il termine usato da Balzani recentemente, una responsabilità transgenerazionale verso i beni comuni. Mi avvio alla conclusione. Quando con Eloisa, è stata soprattutto Eloisa, devo dire, l'artefice di questo incontro, abbiamo pensato all'organizzazione della tavola rotonda e in particolare al titolo. Diciamo che il titolo ci è balzato immediatamente, quindi Public History, didattica della storia, educazione al patrimonio. Perché? Perché venivamo proprio dall'aver realizzato e pubblicato due interviste che trovate sulla rivista e che secondo me sono particolarmente importanti, una a Roberto Balzani e una a Roberto Grandi, che non a caso abbiamo appunto invitato questa sera. Roberto Balzani in quell'intervista partiva dalla sua esperienza di presidente del sistema museale di Ateneo qui a Bologna e si interrogava su come i musei possano disegnare il senso di un percorso plurisecolare
della città e individuava la necessità che i musei, per fare questo, smettano di essere delle monadi autoreferenziali. Balzani in questo intervento insisteva in particolare sul fatto che agli oggetti diciamo musei compresi all'interno delle raccolte dei musei, a questi oggetti sono legati delle narrazioni, sono legate delle narrazioni, narrazioni che cambiano nel corso del tempo. Roberto Grandi, da parte sua, riprendeva il tema dei musei dedicando in particolare attenzione alla fotografia, quindi al rapporto fotografia-musei-patrimonio. E ci regalava delle riflessioni, a mio parere, illuminanti. Partiva naturalmente dal notare come un'immagine non ha mai una sola interpretazione, e di fronte al problema dell'immagine metteva uno di fronte all'altro lo storico e il narratore, diciamo. Allora, di fronte dunque a un'immagine che ha sempre una sovrabbondanza di senso, per lo storico la fotografia rimanda, secondo le parole di Grandi, alla realtà storica, anche se, ma naturalmente in maniera non ingenuamente meccanicistica e deterministica. Per un narratore l'immagine conserva ed esprime sempre qualcosa di più, cioè la narrazione è in grado di tener conto delle assenze, delle ambiguità, dei bordi di una fotografia, di un'immagine. E questo proseguiva, e arriviamo secondo me al punto fondamentale, quello che davvero mi ha acceso in qualche modo una lampadina. Questo è un aspetto interessante anche per narrare le collezioni permanenti dei musei, per narrare le molte storie che stanno all'interno di una determinata immagine e di una collezione. Ecco, concludeva Grandi, la public history si muove su questo crinale. La public history effettivamente si muove sul crinale del verosimile, dialogando con gli spazi e con i luoghi. In qualche modo, con queste riflessioni molto raffinate, Grandi andava a intercettare una cosa su cui, come gruppo di lavoro di Clionet, ci stavamo arrovellando anche noi, e infatti negli ultimi mesi abbiamo avuto l'ardire di lanciare anche una collanina non saggistica, quindi l'abbiamo intitolata Altre narrazioni, quindi una collana dedicata alla narrativa non saggistica e aperta quindi alle storie di vita, alla fiction, ai romanzi, alle sceneggiature. Perché occupandoci di public history siamo finiti per riflettere continuamente sul rapporto tra realtà storica, memoria e fiction, tra realtà, esperienza autobiografica e finzione. E qui torno al punto da dove siamo partiti. E cioè, insomma, quell'invito a costruire insieme una cooperazione, una nuova alleanza tra la scienza storica, tra il rigore della scienza storica e l'arte della comunicazione e del racconto. Proprio per evitare quel pericolo assai concreto e anzi direi affermato, delineava anche Beatrice Borghi in precedenza, e cioè che la storia venga definitivamente identificata come una materia arida che non ha collegamenti evidenti col presente e che quindi agli occhi delle nuove generazioni, quelle che si stanno formando negli anni 2000, non sembri non servire a nulla. Ecco, bene, grazie, mi fermo qua.